Ciao, buongiorno. Oggi una diretta speciale perché sono fuori casa, come vedi, sono in trasferta. E un saluto a tutti quelli che tutti i giorni mi seguono. Oggi sono uscita perché ho fatto un incontro molto interessante. Sai che a me piace sempre cercare qualcosa di nuovo, di particolare, sempre di Valtellinese. E qualche tempo fa ho letto di una persona che ha attraversato la Valtellina a piedi. Quindi ha preso da Livigno e si è fatto ben 400 chilometri per visitare la Valtellina sotto un altro aspetto. Quindi parlare non solo attraverso la Statale 38, ma anche passeggiando, camminando. Infatti si è fatto tutto a piedi. E oggi la persona è qui con me, ha scritto anche un libro su questa esperienza. Sto parlando di Thomas Ruberto. Ciao Thomas. Ciao a tutti. Thomas. Quindi Thomas ha attirato la mia attenzione per questo suo libro che si chiama Il mio viaggio in Valtellina, che trovate in tutte le migliori librerie. E quindi lui ha deciso di mettersi, partire una mattina a zaino e spalla e di percorrere la Valtellina. È partito il 3 maggio del 2019, è rientrato il 19 maggio e si è portato a casa un bagaglio veramente, veramente grande. Quindi Thomas, come ti è venuta questa idea del libro, di questo viaggio soprattutto? Sì. Ma io avevo voglia di camminare, intanto di fare un'esperienza di cammino lungo, che è diverso dal camminare per un'escursione di uno o due giorni, e quindi ho pensato di farlo, però di farlo nella mia provincia, che secondo me conosco troppo poco e che volevo conoscere di più e che merita di essere conosciuta meglio, soprattutto, come dicevi tu prima, in quei paesi che sono distanti dalla Statale 38, non così distanti, ma che dai quali non si passa spesso se non per motivi specifici. E quindi ho potuto vedere tutta la nostra provincia, quasi tutta, perché non sono potuto andare in Valchiavenna, per esempio, ma ho scoperto dei luoghi stupendi. Quindi confermi che la Valtellina è bella? Sì, la Valtellina è molto bella, poi è molto varia, perché se pensiamo che va dai 200-300 metri di altitudine di Piantedo, che è un po' l'ultimo comune della nostra provincia prima di Lecco e Como, e arriva fino ai 2000 metri di Trepalle, potete immaginare la varietà di luoghi e anche di persone che c'è in questa provincia. Senti, ma come si svolgeva? Tu ti alzavi la mattina e avevi già deciso qual era il tuo tragitto, il tuo percorso da fare? Sì, io avevo delle tappe già prefissate in anticipo, erano più o meno tutte sui 25 chilometri di distanza. Avevo un punto di partenza, quindi un punto di arrivo dove pernottare, e poi mi facevo un po' guidare dall'istinto per trovare che la strada. Che bello, quindi migliore. Uno spirito libero. Hai salutato il tuo lavoro, la tua famiglia, e hai detto io prendo lo zaino e me ne vado per qualche giorno a visitare la Valtellina. Senti, ma non hai mai avuto mal di piedi? Ma sì, tutti i giorni ho avuto mal di piedi e mal di gambe, perché questo fa parte dell'esperienza. Chi cammina sa cosa significa portarsi dietro i dolori per tanti giorni. Però non ho avuto le vesciche, un po' il peggior incubo di ogni camminatore sono le vesciche. Sono riuscito a non farmele venire, anche se dal secondo o dal terzo giorno mi si sono infiammati i tendini di Achille, e questo credo. Me lo sono portato dietro. Senti, il tratto più difficoltoso, più faticoso qual è stato? Il più faticoso, diciamo, è stato salire da Morbegno fino a Gerola Alta e quindi inoltrarmi in Val Gerola, ma più faticoso soprattutto perché è stata la tappa più lunga per me, più di 30 km. Sono partito da Morbegno, sono salito in Val Gerola e sono arrivato a Talamona. È stata la tappa più lunga e quella con il più alto dislivello. Però è stata anche una delle più belle, perché ho scoperto una valle come la Val Gerola molto, che bello, molto bella. Io non vedo l'ora di leggere questo libro, perché è una cosa, cioè io non lo farò mai sicuramente perché io non sono una camminatrice. Sono andata qualche settimana a fare una ciaspolata e già è stato per me un successo, però credo che magari qualche tappa pian pianino si potrebbe fare. Senti, ma la gente ti ha ospitato, li chiamavi prima, li contattavi prima, quelli dove stavi a dormire, oppure avevi già arrivavi così all'improvviso? Salve, sono Thomas. No, avevo contattato già tutti. Diciamo che dove conoscevo qualcuno ho chiesto ospitalità, e anche qui i valtellinesi si sono dimostrati subito molto ospitali nei miei confronti e mi hanno ospitato gratuitamente a cena e durante la notte, ed è uno degli elementi principali anche del mio racconto poi nel libro, è una delle cose che mi porterò sempre dietro. Dove non conoscevo nessuno sono stato in qualche B&B, e in un paio di occasioni ho anche cambiato
il luogo in cui dovevo dormire per varie vicissitudini che, se volete, scoprirete nel libro. Okay. E quindi sono stato ospitato anche a sorpresa. Bene, mi fa piacere. Quindi poi tu sei uno scrittore, perché questo è il tuo quarto libro, sì, che sì, scrivi, e quindi hai raccontato tutta questa tua avventura. Ma c'era qualcuno, trovavi fan durante la strada? Siccome ho seguito, poi giorno per giorno scrivevo su Facebook l'esperienza, il racconto di giornata. Per quello. Sì, qualcuno che mi seguiva l'ho incontrato. Bene. E quindi è stato bello. Grazie Thomas e complimenti. Oggi grazie, una diretta speciale. E quindi, se volete leggere questo libro, lo trovate in tutte le librerie della Valtellina. E si può anche ordinare online? Si può anche acquistare online. Ecco, sì, perché sì, ci segue da fuori, perché abbiamo tanta gente che segue il calendario da fuori, si può anche acquistare online. Quindi cercate Il mio viaggio in Valtellina di Thomas Ruberto. E oggi una diretta un po' particolare, avete visto? Hai visto? Con il sole, con le montagne, con una foglia che viene davanti, perché non ti dico dove ho appoggiato il telefono per fare la diretta di oggi, ma a me piace improvvisare così. Quindi ti saluto, ti auguro buona giornata e mi raccomando, se ti piace il video, condividilo, perché a me fa tanto piacere, perché più siamo, più condividiamo le cose belle della Valtellina. Ciao e a presto! Ciao!